Allora, questa sera presentiamo il libro di Umberto Soldatelli, che è qui accanto a me. Buonasera. È un giovane poliedrico che, oltre ad aver lavorato in varie televisive, ha anche collaborato alla stesura di sceneggiature, quindi voglio dire, il suo libro potrebbe essere tramutato anche in una commedia, in un film addirittura. Il titolo ha una particolarità, vi dico prima il titolo e poi ve lo spiego: Nella notte fugge il giorno. E evoca un pochino una raccolta poetica, che sembra proprio il primo verso, il titolo di una poesia, o il primo verso molto evocativo e anche molto musicale. In realtà è un romanzo nel quale si scandaglia l'animo umano di un giovane trentenne, credo che ci siamo, Qualcosa. che ha un nome particolare, un nome italiano, si chiama Norman, e attraverso le vicende burrascose del suo vissuto all'interno della famiglia e anche quelle con l'altro sesso, che sono abbastanza frequenti nei nostri giorni, che lo rendono spesso fragile e bisognoso di affetto, proprio alla ricerca della propria identità. Cioè che ognuno possa ritrovare in questo personaggio qualcosa di sé, quindi possa avere una sua configurazione autonoma. Sì, credo che sia, diciamo, più che altro che sia indispensabile quando si riesce a costruire bene un personaggio, poi il personaggio vive un po' di vita propria, soprattutto nei lettori, insomma. Credo che anche in questo caso sia abbastanza ovvia la cosa. Io in prima persona ho un rapporto con i personaggi che creo abbastanza particolare, nel senso dopo non riesco proprio a rivendicare la paternità di quello che ho scritto, nel senso non riconosco proprio il fatto di aver scritto, Cioè e sei tu quindi l'autore, sì, insomma. come se appunto acquistasse una vera e propria indipendenza dall'autore. C'è qualcosa Quindi di te in Norman? sì, nel momento in cui il romanzo viene, nel momento in cui scrivo il romanzo, sì, poi dopo, come dicevi, appunto si dissocia un po' dall'autore e quindi vive una vera e propria una vita propria, credo. La descrizione che tu fai del rapporto uomo-donna è un po' quello che è stato alla base delle lotte del femminismo e che ha portato, secondo me, io lo dico sempre, a una esasperazione al contrario, quindi delle donne che oggi invece hanno assunto un ruolo troppo invadente, troppo aggressivo. Sì, c'è anche questo tipo di lettura, diciamo che sono, la tipologia di donne che vengono descritte nel romanzo sono varie, c'è appunto la madre appunto di Norman che risponde un po' alla tipologia di donna casalinga, ma allo stesso tempo padrona di casa, se vogliamo, no? E quindi che ha comunque una sua autonomia, una sua forza, che c'era comunque un lato sentimentale abbastanza però evidente. Perché comunque è una donna che tuttavia rimane repressa nelle quattro mura di casa e non ha, diciamo, lo stimolo per poter spiccare il volo, se quindi poter realizzarsi. Tuttavia non mostra al marito mai questo lato, comunque questa debolezza o questa sofferenza, se così la vogliamo chiamare, ma è sempre più che altro accorta nel non far soffrire troppo il marito. Quindi questa è la sua preoccupazione principale. Bella cosa, poi sono contenti di avere questo atteggiamento, va vale, Da questo punto di vista, cioè appunto, viene un po' anche ripresa l'immagine della donna, non dico come angelo del focolare, come era prima, però comunque una donna che privilegia appunto l'aspetto quello familiare, e se vogliamo appunto, se ci vogliamo riferire alle lotte che sono state, che appunto si sono susseguite in passato, sì, diciamo che c'è anche una donna forte che però rivendica poi da un certo punto di vista il proprio ruolo come, insomma, come donna e come, insomma, essere umano indipendente dal marito. Quindi un po' questo, nel romanzo il marito un po' ne soffre di questa cosa, anche se è un po' celata, però soffre questa grande, diciamo, questa forza predominante della donna. Questo è anche un po', diciamo, la causa di tutti i suoi problemi, perché poi comunque un uomo soffre anche spesso di salute, che ha problemi appunto esistenziali di vario genere, anche lui non è molto soddisfatto della propria vita. Però in un certo senso si soffre la forza della donna, E questa di forza, sua moglie. volevo leggere questo brano, Sì. è a letto,
e noi siamo in ospedale dove è finita perché il lavoro è stacchina per noi come un negro nel piantagione di cotone. Sul comodino vicino a lei osservo un bicchiere di acqua semivuoto. Sopra c'è il suo libro di ricette preferito. Possibile che anche lì il suo pensiero vada a noi? È davvero così grande il suo cuore, signore? Piccolo mio, mi sussurra con un filo di voce mentre già mi perdo nella dolcezza delle sue labbra speculate. Come fingersi forte in quei momenti? Come non ringraziare Dio onnipotente per aver risparmiato mia madre, la donna che mi deterse fino a 3 anni raccontandomi le storie aberranti di vicini pazzi, donne di malaffare, bambini che non volevano fare la cucina del vasetto? Chi mi cantò le dolci di nanà? Chi mi cucì le tue scarpette da notte? Lei. Chi mi consolò quando l'angoscia mi sommerse? Lei, signore.